Continuano le indagini per capire la natura dell'incendio che si è sviluppato ieri alla discarica di Castelceriolo, gestita da Aral. Vigili del fuoco e protezione civile sul posto, polizia e carabinieri a ricevere telefonate dagli abitanti spaventati del sobborgo. L'intervento è stato immediato e ci sono volute diverse ore per spegnere le fiamme, ma ancora non si conosce la causa scatenante. Erano le 13 di ieri, quando il rogo è divampato, interessando la zona di stoccaggio della plastica. Ma secondo i responsabili dell'area e i tecnici che sono intervenuti per i soccorsi, non si tratta del fenomeno di autocombustione. Forse una sigaretta accesa, forse la vicinanza dei mezzi pesanti ha causato l'incendio, ma nonostante l'imponenza delle fiamme non ci sono stati feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti con 4 squadre, utilizzando schiume e sabbia e rifornendosi di acqua dallo stabilimento Michelin. La giornata serena e l'assenza di vento hanno fortunatamente impedito che l'incendio si estendesse nelle vicinanze e la colonna di fumo si è sviluppata in verticale. L'ARPA ha già effettuato i primi campionamenti dell'area nell'area tra Spinetta Marengo e la zona industriale e durante la notte la discarica è stata tenuta sotto controllo. Sentiamo quanto riferito durante le operazioni di intervento da Roberto Pascoli, capo di Polizia Giudiziaria del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria. Roberto Pascoli, incendio alla discarica di Castelceriolo, quali possono essere le cause da questo primo sopralluogo? Ma adesso, come sempre, nei primi momenti è difficile stabilire con certezza, con esattezza le cause. Stiamo vagliando il problema, diciamo che il sito è all'esterno, per cui non ci sono dei grossi problemi per altre strutture o meno, se non il materiale vero e proprio che brucia. È materiale imballato in cui c'è una buona parte di plastica, per cui al momento la preoccupazione più grossa è il fumo che crea, i residui della combustione. Persone coinvolte? Assolutamente nessuna, né di personale civile, dipendenti, nemmeno nostro personale, nostri vigili, assolutamente niente. Il problema più grosso, ripeto, è il fumo, che fortunatamente, come potete vedere, l'aria tira al di fuori del centro abitato, può dare fastidio un po' sull'odore, ma al momento i tecnici dell'ARPA stanno vagliando le analisi che stanno eseguendo. Grossi problemi non dovrebbero esserci, ripeto, per il momento. E quante squadre sono coinvolte in questo momento? Al momento abbiamo 4 squadre che stanno impegnando autopompe, autobotti e mezzi speciali con liquido schiumogeno per cercare di contenere, anche se essendo la superficie, come posso dire, non esattamente in piano, diventa difficile ricoprirlo per creare un effetto efficace sullo spegnimento.